Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding. Yo homie, bentornati sul canale Blue Streaming. Oggi vi voglio raccontare l'incredibile storia di uno dei musicisti più influenti, prima di ripartire con le nuove puntate di Perle Nascoste e della rubrica Opinione, che torneranno presto, anche perché ho diverse idee, biografie, recensioni e dischi di cui vorrei parlarvi. Come sempre, l'invito è quello di contribuire a far crescere il canale con un semplice mi piace e una bella iscrizione, che non costa nulla, ma che ha una valenza fondamentale per migliorare il prodotto. Fatte queste premesse doverose, andiamo al sodo e partiamo con la storia di oggi, che riguarda, come detto, uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Stiamo parlando di Son House, un uomo capace con la sua voce, la sua particolare tecnica chitarristica, nonché alla sua vita, contribuire in maniera significativa alla crescita e allo sviluppo di numerosissimi artisti, autore tra l'altro della sigla del canale, ovvero Dead Letter Blues. Eddie James Son House Jr., nato a Riverton, Mississippi nel 1902 e morto a Detroit nel 1988, come molti suoi colleghi bluesman, ha vissuto la tipica infanzia riservata purtroppo alla gente di colore nei primi anni del Novecento negli Stati Uniti, perché la schiavitù fu abolita da ormai un bel pezzo, le condizioni a sud erano ugualmente difficili. Sin da piccolo ha dovuto assistere al divorzio dei suoi genitori e a continui spostamenti che lo hanno portato sino alla città di Tulula, in Louisiana. All'età di 15 anni cominciò a predicare per la Chiesa Battista e fu proprio in quel periodo che, contrariamente alle ideologie della Chiesa riguardo la musica blues, iniziò a suonare la chitarra, ispirato da Willie Wilson. Quindi si trasferì a Clarksdale, nuovamente nel Mississippi, la patria del Delta Blues. Di lì a poco, a metà degli anni 20, si esibì con i più grandi musicisti blues dell'epoca, da Charlie Parton a Willie Wee Brown, e leggenda vuole che sia stato molto vicino a Robert Johnson e che addirittura gli abbia fatto da maestro. Si narra anche che Son House sia l'unico a conoscenza degli ultimi giorni di vita di Johnson, che come sappiamo morì prematuramente all'età di 27 anni in circostanze mai del tutto accertate. Fu lo stesso House a diffondere la leggenda che Johnson vendette la sua anima al diavolo in cambio dell'abilità chitarristica. La carriera di Son House subì una brusca battuta d'arresto quando nel 1927 fu coinvolto in una controversia giudiziaria per aver ucciso un uomo, a quanto pare per autodifesa, in quanto l'uomo aveva cominciato a sparare all'impazzata, ferendo lo stesso House ad una gamba in un juke joint, ovvero uno di quei locali gestiti da afroamericani nel sud degli Stati Uniti. Questo episodio gli costò la pena di circa un anno nel carcere di Parchman Farm, nel Mississippi. Quando fu rilasciato, House cominciò a registrare del materiale per Analnomax tra il 41 e il 42 per conto della Library of Congress e per la Paramount Records, che si riveleranno in seguito vitali. Dopodiché si trasferì nella città di Rochester, New York, e di lì si distaccò per un lunghissimo periodo dalla sua attività di musicista e iniziò a lavorare per la New York Central Railroad. Dopo ben 21 anni, nel 1964, fu riscoperto da Nick Purse, Dick Waterman e Phil Spiro, tre sconosciuti e semplici amanti della sua musica, che lo convinsero a rimettersi in affari. Le prime esibizioni a Cambridge, Massachusetts, sono piuttosto scoraggianti. Le mani tremanti faticano a trovare le note giuste e House sembra aver dimenticato la tecnica slide che caratterizzava le sue registrazioni del 30. L'alcolismo complica ancora di più le cose. Quando è sobrio, House dà pessime performance. Das Bronz invece canta alla grande, ma irrita il pubblico farfugliando lunghi sermoni incomprensibili. Grazie alle sue cure mediche, i problemi con la bottiglia vengono arginati, ma resta il fatto che Son House non ricorda più come suonare i suoi brani. La soluzione viene da Al Wilson, futuro fondatore di Canned Heat, ventenne, amico di Spiro, musicista e fanatico di blues. Wilson sa suonare la chitarra slide e ha studiato le vecchie registrazioni di House, e quindi decide di insegnargli le parti di chitarra suonando insieme a lui per qualche ora
a ogni giorno. La tattica funziona, in un paio di settimane la memoria del vecchio bluesman torna a funzionare. Sonhouse è pronto per ritornare in scena, quindi cominciò nuovamente a registrare del materiale e iniziare una lunga tournée che lo portò ad esibirsi anche in Europa e soprattutto al Montreux Jazz Festival nel 1970. Nel corso di quelle lunghe tournée si esibì insieme a Skip James, Baka White e registrò del materiale sia per CBS Records che per Liberty Records. Nel 1974, per problemi di salute, decise di abbandonare purtroppo nuovamente la sua carriera. Si trasferì a Detroit e fu lì che morì all'età di 86 anni. I membri del Detroit Blues Society hanno in seguito tenuto dei concerti per raccogliere i fondi per porre un monumento sulla sua tomba. Sono celebri le sue interviste per Alan Lomax e il personale significato che aveva di blues, paragonandolo al rapporto tra un uomo e una donna. Infatti dirà: non c'è che un genere di blues. In qualche modo equivale a quello che c'è tra un uomo e una donna che si amano. Quest'amore, in certi giorni, ti fa sentire triste e malinconico. Ed è qui che si parla di blues. Lui stesso ironizzerà sulla sua affermazione, poiché nella sua incredibile vita è stato sposato ben 5 volte. Tutti i grandi, da Jimi Hendrix a Jimmy Page, da Stevie Ray Vaughan a Jack White, hanno più volte testimoniato quanto sia stata fondamentale per loro la musica di Sonhouse, dichiarando apertamente quanto la sua intensità, la sua straordinaria capacità di trasmettere il messaggio sia stato importantissimo per la musica. Questa era l'incredibile vita di Sonhouse, una vita fatta di difficoltà, di sofferenze, di abbandoni, di cadute, di leggende e di riprese. Nessuno descrive meglio il blues come Sonhouse. Per questo video è tutto, un saluto dal vostro Paolo Carbonara, alla prossima. Grazie. And that consists between male and female that's in love. In love, male and female. Now, I've been married 5 times with my jerky self. 5 times. And I had a good experience of what that means. Blues, B-L-U-E-S, blues.